Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo giunti al penultimo giorno della ottava di Natale. Anche oggi le letture sono meravigliose e ci continuano a trasmettere il ritornello del Salmo responsoriale che abbiamo ripetuto tutti i giorni, questi giorni. Gloria nei cieli e gioia sulla terra, gioia sulla terra, gioia sulla terra, in continuazione. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, questa profetessa Anna di Fanuele che loda il bambino, un'altra delle sante donne che 7 anni sposata e poi vedova, un'antesignana di quelle che poi nella Chiesa sarebbero state le vedove consacrate, la prima forma di consacrazione della Chiesa, vergine e vedove, di cui parla già San Paolo, che comincia anche lei a lodare il bambino. C'è chi dice che questa Anna di Fanuele fosse la precettrice nel Tempio della bambina Maria. Non abbiamo prove di questo, si può certamente pienamente credere. Sicuramente nel Tempio, dove la Madonna stette dai 3 ai 12-13 anni circa, certamente queste ragazzine erano seguite da sacerdoti, ma avevano anche delle precettrici donne, per cui è verosimile che Anna di Fanuele possa essere una di loro, anche perché si vede che conosceva abbastanza bene la situazione. In ogni caso, il messaggio più bello di oggi arriva dalla prima lettura, dove San Giovanni dà una serie di parole d'ordine, oltre che di identikit, ecco, di chi sta facendo bene il Santo Natale. La prima cosa che dice: scrivo a voi figlioli perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Ecco, ricordiamo sempre che colui che è nato, Gesù, significa Yahweh salva. La cosa più importante è che lui spezzi completamente le catene con cui il diavolo tiene ogni essere umano legato, che lo sappia o non lo sappia, che ci creda o non ci creda, tutti i nostri mali vengono soltanto da lì. Per cui una bella confessione prima di Natale o anche nel tempo di Natale è il modo migliore per accogliere il regalo più grande che ci porta Gesù bambino. E poi una serie di cose: avete conosciuto colui che è fin dal principio, le leggo prima tutte, eh? Avete vinto il maligno, avete conosciuto il Padre, la parola di Dio rimane in voi, e ancora avete vinto il maligno, e infine non amate il mondo, e infine ricordatevi che chi fa la volontà di Dio rimane all'eterno. Potremmo intrattenerci abbastanza a lungo su queste cose. Chi è colui che è dal principio? Non è il Padre, perché San Giovanni chiama colui che è dal principio, o meglio il principio di tutte le cose, il Logos eterno, cioè il Verbo di Dio, cioè colui che si è incarnato, e dice proprio nell'inizio della sua prima lettera: ciò che era fin dal principio, ciò che le nostre mani hanno toccato, i nostri occhi hanno visto e le nostre orecchie hanno udito, noi lo annunciamo a voi, cioè la vita eterna che si è fatta visibile nel Verbo incarnato. Quindi avete conosciuto colui che è dal principio. Se noi crediamo davvero che quel bambino è Dio, godiamo già da adesso di questa splendida beatitudine. Poi, l'abbiamo vinto il maligno? Il maligno fa 2 cose. Primo, non fa credere che Gesù Cristo è Dio e l'unico Salvatore. Questo è proprio il suo sport principale. D'accordo? Secondo, inganna gli uomini facendogli credere che Dio è cattivo e che la vita sta nel mondo e non in Dio. Quindi ha vinto il diavolo, chi ci crede veramente, quindi chi ha una fede a prova di bomba, e chi ha cominciato a capire, a percepire, anche in base all'esperienza vissuta, anche in base al silenzio fatto nel proprio cuore durante il tempo d'avvento, che nel mondo la vita non c'è. Trovatemi uno che ci abbia la vita nel mondo, per favore, e portatevi in un ufficio parrocchiale. Fatemelo conoscere, non vedo l'ora io. Non c'è, non ci sta. Non c'è mai stata, non c'è e non ci sarà. Tutti pensano che ci sia, d'accordo? Ma lì non ci sta. Non l'ha mai trovata nessuno la vita nel mondo. Poi, avete conosciuto il Padre. Gesù dice nel Vangelo: chi vede me, vede il Padre. Entra in contatto attraverso di me con la fonte stessa della divinità. Non c'è nessuna differenza tra il Padre e il Figlio, come sappiamo dalla fede, ma il Padre, ci dice sempre la fede, è l'origine della divinità, è la prima persona della Santissima Trinità, è colui da cui parte quel modo infinito ed eterno da cui tutte e 3 le divine persone
sono eternamente generate e procedenti, espiranti in questo vortice infinito d'amore. E infine, se siamo forti, la parola di Dio rimane in noi. Sembra che San Giovanni voglia dire: sei forte nella misura in cui la parola di Dio rimane in te. Quindi quando una persona si avvicina un po' al Signore, sente forte nel cuore proprio questo desiderio. Io me lo ricordo, i primi tempi che mi ero avvicinato al Signore, stavo tutto il giorno, cioè desideravo, uno cerca, ascolta, perché vuole forse. E facendo questo, l'anima si fortifica, l'anima diventa forte, l'anima diventa convinta, acquisisce delle motivazioni profonde per la sua vita di fede, da cui però non smuove più nessuno. Ecco, chiudiamo riflettendo con San Giovanni: il mondo passa con la sua concupiscenza. Voi pensate anche ai super miliardari. Qualcuno mi troverà mai un super miliardario contento? Portatelo. Sapete che i super miliardari sono sempre convinti che non c'hanno abbastanza soldi, non gli basterebbe 500 vite per spendere tutti, ma loro sanno sempre accumulare, stanno, e non stanno mai in pace, mai in quiete. Capite? Il mondo passa con la sua concupiscenza. Chi fa la volontà di Dio, chi rimane nella volontà di Dio, chi vive nella volontà di Dio, rimane in eterno. Attenzione, rimane in eterno. Che significa? Non è che arriva all'eterno, rimane in eterno, cioè comincia a vivere la vita eterna qui e poi continua a vivere pure dopo. Certo, c'è un bel salto qualitativo, ma la sostanza si comincia a vivere già da qui. Questo è il dono grande che Gesù ci porta con il suo Natale. Siamo lodati Gesù e Maria.